Greetings from London. Di Carla Di Lena. Seconda puntata delle nostre trasmissioni dedicate ai percorsi musicali londinesi. Un saluto da Carla Di Lena. Oggi ci faremo guidare da Barbara Diana, musicista, musicologa e giornalista che da circa 20 anni vive e lavora a Londra e che ha collaborato e collabora tuttora con alcune tra le più importanti istituzioni musicali della città. Dunque Barbara, grazie intanto di essere con noi e volevamo chiederti, ecco, abbiamo indubbiamente l'imbarazzo di scegliere di che cosa parlare per una città come Londra. Abbiamo pensato, data la concomitanza con la fine della chiusura della stagione estiva, di cominciare a dedicare attenzione ai proms che in questi giorni si stanno chiudendo, vero? Sì, sì, quello che è il più grande festival del mondo, come è definito, che domina decisamente l'estate musicale inglese. E i proms o i promenade concert che si svolgono 8 settimane durante l'estate dalla metà di luglio fino alla metà di settembre e che si concludono appunto questo sabato l'11 con la famosa ultima notte dei proms, the last night of the proms, che è sostanzialmente questo festival è giunta la sua 116esima stagione, è stato fondato nel 1895 e da allora continua a dominare la scena musicale londinese. Sostanzialmente l'origine dei proms era stata una origine di carattere educativa, un impresario inglese, Robert Newman, che appunto alla fine del Novecento aveva deciso di fondare questi concerti che erano abbastanza particolari. Il nome Promenade Concert deriva dal fatto che gli spettatori o gli ascoltatori avevano la possibilità di passeggiare durante il concerto. I concerti si tenevano nella Queen's Hall, una sala da concerto che era stata inaugurata proprio un paio di anni prima, nel 1893, e che era il massimo della architettura e ingegneria per le sale da concerto dell'epoca e che purtroppo è stata distrutta poi durante i bombardamenti del 1941 a Londra, ma a quanto pare aveva una acustica favolosa ed era di dimensioni considerevoli, aveva posti a sedere per 3.000 persone. Quindi Newman fonda questo festival dicendo che voleva organizzare concerti per educare il pubblico un passo per volta, prima con pezzi popolari, alzando il livello gradualmente fino a creare un pubblico per la musica classica e moderna. E un modo per attirare un pubblico che non era normalmente interessato ai concerti di musica classica era appunto questa libertà che non soltanto includeva il passeggiare, ma addirittura si poteva mangiare, bere, fumare durante questi concerti. E Newman sostanzialmente ingaggia un giovane direttore d'orchestra, Henry Wood, e con il suo aiuto incomincia questo festival di concerti che continuano comunque fino al 1927, quando la BBC, la British Broadcasting Corporation inglese, prende responsabilità di questi concerti, continuando però a lavorare con Wood. Quindi Henry Wood è comunque visto in Inghilterra come il padre dei proms e ancora adesso sui biglietti dei proms vengono definiti gli Henry Wood Promenade Concert. Thank you.
Quindi c'è questa forte presenza di una personalità, quella che ha fondato, insomma, che in un qualche modo è contraddistinta con l'inizio della Sì, serie. tantissime cose. Tantissime, diciamo, tradizioni dei prompt si fanno riferire a Wood e c'è questa piccola particolarità. Adesso i prompt si svolgono nel Royal Albert Hall dopo la dissoluzione della Queen's Hall e durante la stagione una statua di Wood viene posta in fondo al palcoscenico e tra le varie strane caratteristiche tradizioni dell'ultima notte alcuni degli spettatori pongono una corona di allori sulla testa di questo busto di Wood, come appunto celebrazione per riconoscenza comunque del suo contributo. Dunque, diversi elementi di tradizione si perpetuano nei proms, anche nella scelta dei programmi, mi sembra. Sì, diciamo, in particolare l'ultima notte, dunque l'ultima notte dei proms si è sviluppata fino a diventare quello che è adesso, cioè una celebrazione dell'inglesità in musica, si dovrebbe dire britannità, ma che ha raggiunto dei livelli di tifo calcistico a volte. Chi ha avuto l'opportunità di vederlo anche durante le trasmissioni televisive, si trova gente in costume, bandiere, facce pitturate, veramente di tutto. E si è sviluppato un po' per volta sostanzialmente da tradizione di Wood che negli anni 40 aveva incominciato a fare un discorso, a rivolgersi agli ascoltatori durante appunto l'ultima notte dei concerti per fare una somma della stagione, per varie altre cose. Diciamo che una delle cose tradizionali è il programma che include sempre determinati pezzi, tra cui le Pomp and Circumstances March di Elgar, un setting di un testo di William Blake, Jerusalem, con musica di Hubert Parry, Rule Britannia, questo inno patriottico, diciamo così, tratto da un'opera di Thomas Arne, a volte la fantasia su canti marinareschi di Henry Wood. Thank you.
programma però include anche diciamo pezzi contemporanei. Ogni anno è una somma, diciamo, della stagione, e a cui partecipa un artista di grande calibro internazionale. Quest'anno si tratta di René Fleming, e di solito viene anche presentato una nuova commissione. Quest'anno si tratta di un nuovo brano di Jonathan Dove, un compositore inglese, perché oltre alla tradizione i prom sono caratterizzati appunto da questa commissione con la modernità, con la contemporaneità, e la BBC ogni anno commissiona un considerevole numero di nuovi pezzi per il festival. Quest'anno si tratta di circa 30 commissioni, sia a compositori inglesi che a compositori internazionali. Quindi c'è una forte presenza contemporanea, unita appunto, come dicevi, a una tradizione che si mantiene inalterata e alla quale credo i londinesi sono molto affezionati. Sì, decisamente, ma appunto questa era da una parte l'idea di Newman, quindi di creare, educare un pubblico, ma di mescolare il contemporaneo con la tradizione. Ed è anche parte, diciamo, del lavoro della BBC, che comunque gestisce il festival e che ha la possibilità, visto che essendo l'organizzazione che è, ha diciamo delle possibilità che altri festival non si possono permettere, anche soltanto dal livello di prestigio e di livello internazionale. Certo, c'è una diffusione mondiale della trasmissione, certo, e così via. Sì. C'è poi anche un aspetto, così, che mi era stato accennato, di una partecipazione popolare proprio anche così in gesti molto, molto normali, in momenti molto normali, come potrebbe essere, non so, l'uscita del programma, dei proms, c'è un'attesa. Sì, ma ci sono, diciamo... prima di tutto è un evento, ogni anno l'uscita del programma è un evento, anche perché comunque si tratta di, per certi versi, una lotta per conquistare i biglietti per i concerti più ambiti. Ad esempio per l'ultima notte è difficilissimo trovare i biglietti per l'ultima notte, addirittura c'è una regola che per comprare i biglietti in anticipo bisogna aver prenotato almeno altri 5 concerti. E quindi, diciamo, da quel punto di vista lì proprio c'è una grande attesa. E l'altra cosa è comunque il fatto che c'è un elemento atmosferico, perché adesso si chiamano promenade concert ancora, ma non perché la gente può passeggiare durante i concerti, ma bensì perché l'arena della Royal Albert Hall viene svuotata dai posti a sedere, e la gente sta in piedi nell'arena. Per avere posti, un biglietto per questi posti in piedi si paga pochissimo, sono 5 sterline, si deve fare la coda prima, e a volte c'è gente che fa la coda ma per giorni. Si diceva addirittura, ci sono state occasioni in cui la gente campeggiava fuori dalla Royal Albert Hall per giorni, come fanno prima di Wimbledon, con le tende, per avere la possibilità di accedere ai concerti più ambiti. Quindi, diciamo, c'è un elemento anche folcloristico collegato. Oh,
Britannia è uno dei pezzi che fa parte del cuore dei Proms, dell'ultima notte dei Proms. Rule Britannia, il cui autore è Thomas Augustine Arne. E siamo in collegamento con Barbara Diana da Londra per questo nostro ciclo Greetings from London. E parliamo con Barbara del repertorio dei Proms, perché andando a consultare l'archivio che è online proprio e che riassume un po' tutti i programmi che sono stati fatti nel corso di questa lunga storia, la sorpresa è di vedere che il repertorio più eseguito non è legato ai pezzi britannici, ma al repertorio wagneriano. Sì, Wagner, che diciamo specialmente nella prima parte del Novecento, comunque gli inglesi hanno una grande passione per la musica di Wagner e anche i direttori, penso che sia una commissione di appunto dei direttori che volevano suonarlo e programmare la sua musica e il pubblico che risponde. Anche quest'anno comunque all'ultima notte c'è Lohengrin, la marcia nuziale del Lohengrin, che viene combinata insieme a un pezzo di un musical di Rodgers and Hammerstein, che dà un'idea, prima c'è Wagner e poi c'è Rodgers and Hammerstein, e quindi ti dà un'idea della commissione. Poi ecco, il pubblico dei Proms è molto vario, ci sono concerti popolari, ci sono concerti apposta per i bambini, in particolare ci sono due Proms che sono sempre dedicati ai bambini e concerti dedicati alla musica più leggera, concerti dedicati alla musica da film, e quest'anno c'era un Proms dedicato a Doctor Who, che è questo programma televisivo molto famoso in Inghilterra, e allo stesso tempo il programma si è sviluppato, include concerti di musica da camera, non alla Royal Albert Hall, che è gigantesco ovviamente, ma quindi è un programma veramente che copre tutti i gusti e può fare di tutto. Le prime tre date di quest'anno erano state la prima notte, l'ottava sinfonia di Mahler, la notte successiva i Meistersinger con Brin Terson nel ruolo di Hans Sachs, e la terza notte era il Simon Boccanegra con Placido Domingo. Quindi non soltanto una varietà incredibile di repertorio, ma anche nomi di grande portata. Potremmo dire che forse più di altre stagioni i Proms rappresentano un po' il rapporto che con la musica, diciamo, colta hanno gli inglesi? Sì, colta e non molto. C'è un atteggiamento molto... diciamo che non c'è paura della musica colta, anche perché sulla base del fatto che c'è tantissima musica amatoriale in Inghilterra, specialmente a livello cameristico e sinfonico, quindi diciamo che c'è una grande conoscenza del repertorio e un grande amore per il repertorio sinfonico, quindi da questo punto di vista direi di sì, che i Proms da questo punto di vista rappresentano il rapporto che il pubblico ha con questo repertorio. A proposito dell'ultima notte, c'è un'ultima tradizione di cui volevamo parlare? Sì, questa cosa molto carina, per cui dopo l'ultima nota è stata suonata, dopo l'ultima parola del discorso del direttore e dopo l'inno nazionale, gli spettatori si mettono a cantare Auld Lang Syne, questa ballata scozzese, che è un canto di addio, un canto di arrivederci, che è una tradizione, a volte viene anche messa nel programma, ma più delle volte, diciamo, spontaneamente viene cantato dal pubblico.
Abbiamo ascoltato Jerusalem di Hubert Parry nell'orchestrazione di Edward Elgar. In precedenza, in apertura, avevamo ascoltato la Fantasia on British Sea Songs di Henry Wood e successivamente Rule Britannia di Thomas Arne. In tutti i casi l'esecuzione era del London Philharmonic Choir, della London Philharmonic Orchestra e il direttore era Roger Norrington. E ringraziamo Barbara Diana per averci parlato da Londra in questa trasmissione, l'ascolteremo anche nella prossima e diamo quindi appuntamento alla terza puntata. Da Carla Di Lena un cordiale a risentirci.